dal tuo redentore. RTM vi invita all'ascolto di Fiumi d'acqua viva, a cura del Centro Cristiano Fonte di Vita, via Lisia 2, Ragusa. Buonasera a tutti, cari amici, fratelli, cari ascoltatori. Benvenuti a un tempo nuovo di parola rivelata, che ha come proposito manifestare la salvezza che dà il nostro Signore Gesù Cristo. Chi vi saluta, come sempre, il pastore Cristian Jiménez del Centro Cristiano Fonte di Vita della città di Ragusa. Siamo oggi in un'altra puntata del programma Fiumi d'Acqua Viva, in onda tutti i lunedì alle ore 22:40, mercoledì e venerdì alle ore 18:30, dove stiamo parlando della ricchezza della parola di Dio. Sono in compagnia di un collaboratore importante della nostra casa, del nostro ministero, il maestro Simone Calì. Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo nuovo programma radio. È sempre un onore per noi avere questo tempo di condivisione della parola del Signore e di tutto ciò che è contenuto nei vari insegnamenti e principi eterni che troviamo in essa. Prima di entrare nel tema, di ritrovarci di nuovo insieme in questo nuovo programma, abbiamo la possibilità sempre di, attraverso i principi di quello che è l'Evangelo, di quello che è la salvezza, che anche oggi può essere rivelata a tutti coloro che la cercano con un cuore genuino e con un atteggiamento veramente sincero, la speranza ancora viva che il Signore ci mostra nella sua parola, perché il Signore, come vi ricordiamo sempre per esortazione, è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Prima di entrare nel Vangelo di Matteo e leggere un paragrafo che parli di ciò che riguarda veramente la manifestazione del Signore, leggeremo infatti al capitolo 3 di Matteo, voglio ricordarvi i numeri telefonici. Siamo su Radio RTM, dove trasmettiamo questi programmi Fiumi d'Acqua Viva. Il numero telefonico radio è 0932 94 46 21, lo ripeto, 0932 94 46 21, questo è Radio RTM. Il contatto del pastore Cristian, che è anche WhatsApp, 347 76 53 816, lo ripeto, 347 76 53 816, del pastore Cristian. Perfetto, sì, stiamo parlando di una persona meravigliosa che è, diciamo, in condizioni che è atta per salvare le nostre anime, per mostrarci la via, sì, della eternità, della salvezza, della vita eterna. Stiamo parlando di Gesù, di Nazareth, ma non lo stiamo presentando in un aspetto religioso o teologico, lo stiamo presentando in un aspetto spirituale. Perché è chiaro che oggi noi abbiamo la parola che è eterna, e in questo aspetto noi crediamo in Lui. Ma è sempre Lui colui che salva. Non troverete mai salvezza al di fuori della fede nell'opera che Lui ha compiuto per il Padre, no? A favore nostro. Per questo diciamo sempre che i nostri programmi Fiumi d'Acqua Viva non sono programmi religiosi, perché la religione non ti porta a colui che salva, ti porta a fare un sacco di cose nella tua forza. E alla fine, come abbiamo visto in Romani, uno stabilisce la propria giustizia. Però qua si tratta di abbracciare la giustizia di Dio, la giustizia di Dio in Cristo. Stiamo vedendo in Matteo capitolo 2, oggi vedremo dal versetto 22 e 23, l'importanza di questo essere, di questo bambino che in quel tempo fu bambino, e ciò che portava per te, per noi e per tutta l'umanità. Per questo è importante ascoltare la parola con fede, abbracciarla
sì? Ubbidirla, e il Signore si occuperà di fare il resto. Ma che importante è credere a ciò che la parola di Dio stabilisce. Allora abbiamo visto che questo bambino era stato, diciamo, minacciato, era in pericolo di vita a motivo di un re, Erode, che era preoccupato per la nascita sua. Allora il Signore le dà una parola a Giuseppe, che fu il padre adottivo, diciamolo così, che fu un papà di cuore, e le dice di andare in Egitto, di prendersi un tempo, di rifugiarsi lì in Egitto. E la scrittura ci mostra che, adesso lo vediamo, versetto 21, vediamo. Dice Matteo capitolo 2, versetto 21, egli alzatosi prese il bambino e sua madre e rientrò nel paese di Israele. Ma udito che in Giudea regnava Archelao al posto di Erode, suo padre ebbe paura di andare là, e, avvertito in sogno, si ritirò nella regione della Galilea, e venne ad abitare in una città chiamata Nazareth, affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti, che egli sarebbe stato chiamato Nazareno. Sì, perfetto. Allora, quando il tempo del Signore si compì lì in Egitto, il Signore parla, il Padre parla a Giuseppe e le dice di tornare alla terra di Israele, e Giuseppe ubbidisce. Fu molto una persona di grande fede, Giuseppe il falegname, ed egli alzato si dice prese il bambino e sua madre e venne nel paese di Israele. Ma avendo udito che Archelao, sì, regnava in Giudea al posto di Erode, suo padre, ebbe paura di andare là, e divinamente avvertito in sogno si rifugiò nel territorio della Galilea. Era tempo per loro di tornare alla terra di Israele, ma la preoccupazione che aveva Giuseppe era fondata. Perché? Perché in un aspetto questo Archelao era il successore del padre, sì? E il padre di questo Archelao, cioè Erode, voleva togliergli la vita al bambino. E Giuseppe, da padre responsabile, sì, ha detto: mettiamoci al sicuro, Signore, aiutaci ad avere le garanzie per mettere al sicuro il bambino. Ossia, questo è amore, no? Questo è responsabilità. Io penso che noi da credenti fondamentalmente dobbiamo essere responsabili. Se Dio ti ha dato qualcosa, la devi amministrare con prudenza, perché altrimenti può morire. Se Giuseppe non avesse avuto questo cuore, questo amore, questo interesse per il bambino, avrebbe morto, sarebbe stato morto a motivo della malvagità. Ma nel momento in cui ascoltò la parola, lui si allineò. E qua c'è un altro principio: quando il Signore ti parla, se tu ti allini, se tu obbedisci la parola che il Signore ti sta dicendo, ti darà un beneficio di preservazione della tua anima. Se uno dice, no, dai, non succede niente, vedrai, sono tutte favole queste, sono, non accadrà nulla, e uno va avanti senza prendere il consiglio, alla fine si può trovare la morte. Ma giustamente per evitare conseguenze, il Signore parla, parla prima. Sì, si anticipa il Signore, dà una parola, dà un consiglio, dà una guida per noi, non per Lui. In questo aspetto il bambino non era in grado di poter muoversi da solo. Per questo è stato affidato a una famiglia, è stato, diciamo, concepito, generato, sì, in un grembo materno, è cresciuto da un padre in un aspetto adottivo come lo fu Giuseppe. Ma era importante la partecipazione di queste due persone, Giuseppe e Maria, per la vita di Gesù. Io credo che quando c'è
ci sono queste caratteristiche, è perché Dio ti ama, è perché Dio si sta occupando di te. Per questo esistono i pastori, perché i pastori si devono prendere cura delle pecore. Cioè, non è che uno si vuole impadronire delle anime, sì? Ma si tratta di poter guidarli al proposito. Così hanno fatto Giuseppe e Maria, sì? Giuseppe è sensibile alla voce, diceva torniamo ad Israele, ma avevano paura di tornare a Betlemme di Giudea e ha chiesto, Signore, dici, no, dove dobbiamo andare? E adesso vediamo cosa è successo, ma che importante è prendere il consiglio della parola. Ci fermiamo un attimino, torniamo subito, grazie. Al nostro programma d'oggi Fiumi d'Acqua Viva, dove stiamo parlando della importanza di questa persona di Gesù di Nazareth, colui che è stato mandato dal cielo da parte da Dio col proposito di mostrarci il modo per raggiungere la vita eterna. La vita eterna è un dono, è un regalo dato da Dio, ma viene attraverso una persona, attraverso una porta. Questa porta è Gesù, perché soltanto in Lui c'è salvezza, al di fuori di Lui non c'è vera salvezza nel cospetto del Padre. Di Lui stiamo parlando e continueremo, mentre che il Signore ci darà le forze e la possibilità, la vita e anche le risorse economiche per farlo, noi continueremo a farlo, eh? Perché Lui è veramente la fonte di vita e Lui è un fiume d'acqua di vita che benedice i nostri cuori. Abbiamo delle informazioni, Simone? Voglio ricordarvi informazioni utili
che possano essere messe sempre a disposizione vostra per seguirci e per avere e ricevere tutto quello che noi abbiamo preparato per voi e che condividiamo attraverso i diversi strumenti che abbiamo a disposizione. Vogliamo ricordarvi innanzitutto che i programmi radiali sono tutti i mercoledì e i venerdì ore 18:30 e in più abbiamo il lunedì alle ore 22:40 una replica di un programma radiale che c'è già stato ma che è messo a vostra disposizione per voi che ci ascoltate e ci seguite in questi programmi. Vi ricordiamo che siamo su Radio RTM. Radio RTM ha un sito web, accedendo infatti su www.radiortm.it potete comunque seguire in streaming la diretta direttamente sulla pagina web. Noi Centro Cristiano Fonte di Vita abbiamo un canale YouTube, digitando infatti CC Fonte di Vita tutto unito in minuscolo, ripeto CC Fonte di Vita tutto unito in minuscolo, digitando su questo nome e sul riquadro fotografico dove sono seduti il pastore Christian con altri fratelli, sulla voce video troverete centinaia di video messi a vostra disposizione, sempre ispirati alla luce della parola, oltre che a tutte le altre puntate radiali precedenti che sono caricate sul canale proprio affinché le possiate riascoltare e prendere quello che sicuramente sarà esortazione, guida e edificazione per noi e per voi che ci seguite. Quindi basta digitarlo tutto unito, CC, che sarebbe Centro Cristiano Fonte di Vita, digitarlo tutto unito e proprio vedrete l'immagine del pastore Christian seduto con altri fratelli. Vi dico, facendo enfasi e ricordandovi di scriverlo tutto unito, perché effettivamente YouTube c'è un altro canale che si chiama, che ha il nome simile al nostro, però che è scomposto, CC Fonte di Vita. Quindi voi basta che lo scrivete tutto unito, CC Fonte di Vita, e cliccando su quella parola chiave troverete il nostro canale. Abbiamo anche una pagina Facebook dove, digitando Mai Italia Fonte di Vita, ripeto Mai Italia Fonte di Vita, è un altro strumento che noi abbiamo a disposizione per condividere quello che è riunione della parola che abbiamo la domenica, o carichiamo cantici e tutto quello che può essere di edificazione e di che può essere seguito da voi. Abbiamo un sito web del ministero, digitando infatti www.ccfontedivita.it avrete sicuramente risposte a domande che voi avete: chi è il pastore Christian, chi sono questi fratelli, dove si congregano, dove si riuniscono. Il ministero ad ogni modo si trova in via Lisia numero 2 Ragusa e tutte le domeniche, oltre ad altre riunioni, ha riunione di parola alle ore 18:30. Ok, sì, perfetto. Allora, torniamo al Vangelo. Sì, di Matteo, capitolo 2, sì. al capitolo 2, il versetto 21, ed è importante comprendere quello che ci dice il Vangelo, che ci espone Matteo, lo scrittore che fu uno dei 12 apostoli del Signore, l'importanza di comprendere quello che è esortazione anche da parte nostra, che noi vi condividiamo. Alzati! È tempo di alzarsi, è tempo di prendere la parola del Signore, è tempo di credergli al Signore. È tempo che voi conosciate il Signore, non che conosciate una religione nuova. È tempo che voi vi alzate, perché evidentemente siete ancora a terra per quello che è la oppressione che c'è in questo mondo, per quello che è la falsità che c'è in questa terra, per quello che è la depravazione che c'è semplicemente girando e voltando lo sguardo. È tempo di alzarsi, prendere ciò che è la parola che viene piantata nei vostri cuori, anche da parte nostra, da quello che è il lavoro che il Signore ci ha affidato,
e di andare nel paese che ci indica il Signore, affinché quello che si forma e viene piantato in voi possa rimanere e possa procurarvi salvezza, gioia e speranza alle vostre vite. Sì, decisamente, questo non è religione, è vita, è spirito, spirito per il nostro spirito. E veramente uno viene riempito della luce, della gioia, della fede, della pace che soltanto la parola di Dio può donare. Noi abbiamo trovato, o meglio, Lui, il Signore, ha trovato noi in un momento della nostra vita. Io avevo 20 anni, perciò sono passati già 26. E veramente tutto è cambiato. Adesso ho una speranza di vita, abbiamo speranza di vita, siamo parte della grande famiglia della fede, semplicemente perché vediamo in Gesù Cristo la giustizia e la giustificazione della quale abbiamo bisogno. Abbiamo creduto, abbiamo detto sì, Signore, perdona i nostri peccati, e dentro uno sente questa sicurezza di che il Padre ci accoglie, ci accetta, non per noi o per le cose che noi possiamo fare, ma perché abbiamo creduto a colui che è stato inviato. Il Vangelo di Giovanni dice questo, che questa è la vita eterna, che conoscano te, Padre, l'unico Dio vero, e a colui che tu hai mandato. Questa è la vita eterna. Perciò la vita eterna è credere a Dio, ma credere a colui che è stato mandato, sì, per, diciamo, riportarci alla casa del Padre. Di questo si tratta il Vangelo, è semplice, familiare, è di amore, è di camminare insieme alla luce del consiglio della parola. Allora abbiamo visto qua nel versetto 22 che Giuseppe era preoccupato di tornare in Giudea. Era preoccupato perché c'era la giurisdizione, c'era il governo, c'era l'autorità di questo Archelao, e lui ha detto: Padre, dammi le garanzie, perché ho capito la importanza di questo bambino e io lo voglio proteggere. E allora il Signore dice che gli parlò, lo troviamo scritto qua nel versetto 22, siamo a Matteo capitolo 2, versetto 22, e dice: divinamente avvertito in sogno, Giuseppe si rifugiò nel territorio della Galilea. Perciò il Signore gli mostrò che nella Galilea c'era protezione, c'era un rifugio sicuro. Qual è il nostro rifugio sicuro oggi? La parola di Dio. La parola di Dio per noi è una fortezza, è una città sicura, un alto rifugio nella quale noi dobbiamo nasconderci. Perché ricordate, fratelli, cari ascoltatori, che tutto ciò che è parola da noi condivisa alla luce del Vangelo, che è uno, che lo hanno esposto quattro uomini di Dio, ma che è sempre uno, il Vangelo di Gesù Cristo, sì, la buona notizia di Gesù Cristo. Ricordatevi quello che dice, che è chiave, io credo che sia di benedizione con voi vederlo insieme, al capitolo 1 del Vangelo di Matteo, il versetto 20. Affinché possiamo comprendere la natura, lo scopo e il proposito di questa parola che noi vi condividiamo. Dice: ma mentre aveva queste cose nell'animo, cioè di pensare riguardo Maria, sì, qual era, che cosa era successo a Maria, un angelo del Signore gli apparve in sonno dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo. Questa è la nostra esortazione, che preservate quello che genera lo Spirito Santo, quello che è la parola che prende una statura in voi. Se voi la trattenete, se voi la trattenete con un cuore, con un atteggiamento di sincerità, credendogli al Signore, non credendo a noi, ma come diceva Gesù, credete alle mie parole. Se voi preserverete quello che è seminato nei vostri cuori, preservando quello che è generato dallo Spirito Santo, non è generato da un uomo, e allora sì, quello che è il frutto della salvezza sarà manifesto anche a voi, e il Signore aprirà le porte della grazia anche a quello che sono le vostre vite, perché voi state cercando il Signore. Dico la verità, no?
Voi state cercando il Signore, state cercando la verità. Ma rileggiamolo insieme, perché io credo che sia importante, fratelli e cari ascoltatori, quello che dice il capitolo 1 del versetto 20 di Matteo. Mentre aveva queste cose nell'animo, tutti abbiamo qualcosa nell'animo. E quello che è nell'animo viene giocato dai nostri pensieri attraverso la nostra mente. Un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo, cercandolo di ubicare, cercandolo di posizionare, Giuseppe, non pensare, sto facendo una parafrasi, Giuseppe, non pensare, non ragionare, non meditare questo che non può essere meditato umanamente, non può essere visto religiosamente o eticamente, familiarmente. Questo è qualcosa che è generato dallo Spirito Santo e per mezzo dello Spirito bisogna che sia preservato. Perfetto, noi ci fermiamo un attimino, diamo spazio alla regia per la pubblicità, torniamo subito, grazie.